donne al comando. Si sarebbe occupata del traffico di droga dal Sud America alla Sicilia e alla Calabria. Maria Rosa Campagna, compagna del boss catanese Salvatore Cappello, è stata arrestata nell'ambito dell'operazione antidroga Jerry. Insieme a lei in manette 18 persone. Pensionati d'oro. Gli unici pensionati ricchi in Sicilia sono quelli in Sala d'Ercole. Approvato dall'ARSI il bilancio interno da 160 milioni di euro, 16 milioni per gli stipendi dei deputati in carica, ben 19 per quelli che non lo sono più. Intanto all'esterno di Palazzo dei Normanni monta la protesta dei disabili. Da 5 Stelle al Misto. Nuti e Di Vita si trasferiscono al gruppo Misto. Ad annunciarlo questa mattina il presidente di turno all'Assemblea di Montecitorio, Simone Baldelli. I due parlamentari sono indagati nell'ambito dell'inchiesta firme false sulle elezioni comunali di Palermo del 2012. Alta velocità. Palermo come le grandi capitali europee. Roma ha destinato 50 milioni di euro per la mobilità nel capoluogo. Tra gli interventi previsti, nuove linee del tram e il completamento dei lavori nell'anello ferroviario. Secondo programma. Nulla di nuovo sul fronte cessione del Palermo, se non il nome della società che acquisterà formalmente il club rosanero. Si chiamerà YW&F Global Limited ed è stata creata appositamente per l'operazione. Il 30 aprile è previsto il definitivo closing. Buongiorno e bentrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione. Un saluto da Gaia Di Giorgio. E da Lorenzo Anfuso. Bentrovata Gaia, bentrovati a voi amici a casa. Partiamo subito dalla cronaca in questa edizione perché è stato bloccato un asse dello spaccio che poteva inondare di cocaina tutto il sud Italia. 300 i chili sequestrati per un valore di oltre 100 milioni proveniente appunto dal Sud America. Si è chiusa così l'inchiesta antidroga denominata Jerry. 18 le persone arrestate. A capo dell'organizzazione criminale c'era la compagna del boss catanese Cappello. I dettagli. Un carico di droga pari ad oltre 300 kg di cocaina proveniente dal Sud America è arrivato al porto di Livorno grazie alla cooperazione tra i membri delle cosche Bellocco di Rosarno, Molepi Romalli di Gioia Tauro, Avignone di Tauria Nove e Pavianiti, attivi sul versante ionico reggino. Si chiude l'operazione denominata Jerry, che il 23 marzo scorso aveva portato all'arresto di 18 persone tra Sicilia e Calabria. 19 le persone arrestate dalla Guardia di Finanza su richiesta del GIP di Reggio Calabria, tra loro una donna già nota alle forze dell'ordine. Maria Rosaria Campagna, compagna del super boss catanese Salvatore Cappello, attualmente detenuto in regime di carcere duro, è stata ritenuta infatti al comando dell'organizzazione. L'accusa è quella di far parte di un'associazione di stampo 'ndranghetistico dai profili internazionali, capace di importare fino ad oltre 3 quintali di droga proveniente dall'America. La sostanza stupefacente, fermata dagli uomini delle Fiamme Gialle, era pronta ad essere smerciata dai trafficanti in Calabria, Campania, Sicilia, Toscana, Piemonte e Lombardia a commercianti e professionisti che l'avrebbero acquistata in contanti all'ingrosso della cocaina. Tra gli acquirenti sarebbe stato attivo il pediatra messinese Pietro Bonaventura Zavattieri, ritenuto anche finanziatore del giro di stupefacenti. Il carico sequestrato avrebbe fruttato sul mercato oltre 100 milioni di euro. Ancora cronaca, incastrate dalle telecamere di videosorveglianza due 27enni che lo scorso febbraio a Comiso, nelle vicinanze dell'ufficio postale di via Mancini, avrebbero puntato una pistola alla testa di un'anziana per farsi consegnare il denaro. La donna si trovava in auto quando è stata rapinata della borsa che conteneva 230 euro. I carabinieri di Modica hanno posto agli arresti domiciliari Lorena Martinez di Vittoria e Kelly Giannelli di Comiso. Durante le perquisizioni domiciliari sono stati trovati e sequestrati la pistola e gli indumenti indossati il giorno della rapina. Bene, ci fermiamo per qualche secondo, nostro rientro tutte le ultimissime dall'Ars dove si discute della finanziaria. Tra pochissimo. Ciao, sono la vostra fata Luna. Vi aspetto tutti i giorni su Canale 90 CTS alle 7.30 del mattino e alle 17. Ciao bimbi, non mancate! Il
fascino del legno, la forza della ceramica. Al Mercatone della Ceramica. Lasciati sedurre dai nostri prezzi. Gres porcellanato effetto legno, disponibile in varie misure, a partire da 8,90 € al metro quadro. Inoltre una vasta scelta di ceramiche ed accessori bagno. Scegli il bagno che fa per te, a partire da 499 €. Mercatone della Ceramica. Tanti punti vendita, una convenienza unica. Turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. Trejoli, abbigliamento e giocattoli per neonati e bambini. A Palermo, in via Gaetano Daita 14. Tennis Club Valle Iato. Scuola tennis per bambini e adulti tenuta da maestri federali. Diventa anche tu socio del circolo. Troverai cortesia e professionalità. Tennis Club Valle Iato, il circoletto. A Partinico, in contrada Timpanella. Il tatto, l'olfatto, l'udito, la vista. Il sapore, sensazioni che provi solo da Naif. Ristorante Naif, a Palermo, in via Vannantò 21. Naif, gustose tentazioni. La FAIP sostiene le attività a favore delle persone con lesione al midollo spinale e vi invita sabato 6 maggio alle ore 20 allo stadio Renzo Barbera alla partita della vita. Il quadrangolare di calcio con la Nazionale Attori, la Nazionale Medici e le squadre Football Club Antimafia e la rappresentativa regionale della Polizia Municipale. Il ricavato sarà devoluto alla Federazione delle Associazioni Italiane Paratetraplegici Sicilia. Per prenotazione, biglietti e informazioni visitate il sito partitadellavita.it o chiamate allo 0932 080 227. 6 maggio, ore 20, Stadio Renzo Barbera. La partita della vita. Giochiamo insieme per loro. Bentornati in studio, torniamo dunque a Palermo, a Palazzo dei Normanni, tempi ancora non maturi per la nuova legge finanziaria regionale, ma ieri all'Ars sono stati comunque raggiunti alcuni obiettivi, alcune votazioni, approvato per esempio il bilancio interno, i pensionati di Sala d'Ercole guadagnano più dei deputati. Chi ha seduto a Sala d'Ercole guadagna di più rispetto a quelli che oggi invece il Parlamento lo compongono. Ennesima contraddizione interna all'Ars, dove nella prima maratona di ieri a Palazzo dei Normanni non si è riusciti ad arrivare al voto della nuova legge finanziaria, ma dalla quale sono venute fuori altre decisioni. Approvato il bilancio interno del Parlamento siciliano, che consta di 160 milioni di euro, 25 dei quali tra soli stipendi e pensioni, con i primi fissati a 16 e i secondi a 19. Poca distanza, sia chiaro, ma netto lo squilibrio in favore di chi all'Ars non c'è più. Ci vorrà ancora del tempo per giungere ad un'intesa su una norma, quella economica, che l'anno scorso costò 13 miliardi e che quest'anno potrebbe valere molto di più. Appese al testo diverse criticità, su tutte quella dei disabili. Per trovare i 100 milioni che servirebbero, si punterebbe al taglio di 51 milioni all'IRFIS, 4 a Riscossione Sicilia, sperando di incassarne 25 dalle tasse sulle automobili e 20 ulteriori.
ulteriori dall'IVA. Intanto, tra i disabili e chi dovrebbe essere pagato per assisterli, vige lo scetticismo, culminato in altre proteste. Molto discussa in aula anche l'opportunità di votare insieme il testo e il pacchetto di norme satelliti stralciate nei giorni scorsi dal presidente Arse Ardizzone, che considerò specifiche e non generali e astratte, come vuole la legge, diverse destinazioni di fondi scritti nel testo e approvati dalla Commissione Bilancio. Un'intesa tra Ardizzone e Crocetta è stata trovata almeno sul consorzio autostrade da trasformare in SPA e sulla programmazione dei fondi comunitari, che saranno discusse insieme alla finanziaria. Per il resto tutto tace. Ben 800 gli emendamenti affibbiati alla legge. Di sicuro è che non ci saranno nuovi concorsi per assumere personale in Parlamento, idea lanciata dal deputato questore Nino Oddo e bocciata da Ardizzone, secondo cui sarebbe sbagliato illudere le persone in periodo di campagna elettorale. Da 5 Stelle al Misto, i parlamentari nazionali Nuti e Di Vita, indagati nell'ambito dell'inchiesta Firme False sulle elezioni comunali di Palermo nel 2012, si trasferiscono. Qualche giorno fa era stato lo stesso leader del movimento, Beppe Grillo, ad esortare i parlamentari all'allontanamento dei deputati. Riccardo Nuti e Giulia Di Vita si dimettono dal gruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera e aderiscono a quello misto, e a breve è possibile li raggiunga anche Claudia Mannino. Dopo l'inchiesta sulle firme false riguardo le elezioni comunali del 2012 a Palermo, ecco che arriva il primo effetto concreto ai danni degli indagati. Ad annunciare il passaggio dei due parlamentari al gruppo misto questa mattina, il presidente di turno dell'Assemblea di Montecitorio, Simone Baldelli. Lo scorso venerdì era stato lo stesso leader del movimento, Beppe Grillo, a chiedere l'allontanamento dei tre alla Camera dal gruppo. Ho chiesto ai capigruppo del Movimento 5 Stelle di raccogliere le firme dei parlamentari per indire la votazione dell'Assemblea, aveva dichiarato Grillo, necessaria per procedere alla sospensione temporanea dal gruppo parlamentare dei sospesi. L'inchiesta era giunta ad una svolta giusto la settimana scorsa. La sostituta procuratrice Claudia Ferrari aveva chiesto infatti il rinvio a giudizio per i tre deputati, per i parlamentari regionali Claudia La Rocca e Giorgio Ciaccio, per gli attivisti Samantha Busalacchi, Pietro Salvino e Riccardo Ricciardi e per i quattro candidati del 2012 Giuseppe Ippolito, Stefano Paradiso, Toni Ferrara e Alice Pantaleone, oltre che per l'ex militante Francesco Menallo e per il cancelliere Giovanni Scarpello, che attestò l'autenticità delle firme. Cambiamo argomento, ennesimo riconoscimento per il sindaco di Lampedusa, Giusy Nicolini, premiata dall'UNESCO. La giuria del premio Wafé Boigny le ha attribuito il prestigioso riconoscimento insieme all'ONG francese SOS Méditerranée per aver salvato la vita a numerosi rifugiati e migranti e averli accolti con dignità. Da quando è stata eletta sindaco nel 2012, Nicolini si è distinta per la sua grande umanità e il suo impegno costante nella gestione della crisi dei rifugiati e della loro integrazione dopo l'arrivo di migliaia di rifugiati sulle coste di Lampedusa e in Italia, si legge nelle motivazioni. Il premio, istituito nel 1989, è un riconoscimento per tutte le persone, istituzioni o organizzazioni che si sono distinte per la ricerca della pace. Voltiamo pagina. Manifestazione a Palermo contro la chiusura dell'ippodromo, decisa ormai quasi 2 mesi fa. Si tiene in Piazza Verdi questa mattina, a cui hanno preso parte driver, proprietari ed impiegati diretti in prefettura. I sindacati, è giusto far luce sui sospetti di infiltrazioni mafiose, ma i lavoratori non possono restare all'infinito senza lavoro. Oggi siamo tornati in piazza dopo lo sciopero del 7 aprile per richiedere un altro incontro al prefetto per capire che situazione l'avvertenza dell'ippodromo di Palermo. L'ippodromo di Palermo è chiuso all'8 marzo, c'è un rischio occupazionale serio perché la società di corse, l'IRES, che gestisce l'ippodromo di Palermo, non può continuare ad andare avanti a pagare gli stipendi senza che ci sia attività. Siamo seriamente preoccupati che la città di Palermo rischi di perdere una realtà storica come quello che l'ippodromo di Palermo nel mondo dello sport e dello spettacolo, cosa che noi dobbiamo assolutamente scongiurare. C'è un continuo rimbalzo di responsabilità su chi deve prendere la decisione per fare ripartire attività fra il Ministero delle Politiche Agricole e la Prefettura, e pertanto, visto che il prefetto è l'organo preposto sul territorio istituzionale, noi chiediamo che si intervenga al più presto per far sì che l'ippodromo di Palermo riapra. Rischio occupazionale circa 70-80 lavoratori complessivamente, tra
dipendenti dell'ippodromo e tutti gli addetti che lavorano dentro l'ippodromo stesso. Noi la cosa che chiediamo, innanzitutto una premessa, che l'ippodromo di Palermo è un punto importante per lo sport palermitano, ma deve essere fatto nel rispetto della legge, della legalità e del massimo della pulizia, che deve essere la prima questione. Soltanto dentro un quadro di legalità è possibile lo sviluppo della nostra città, comprese le attività sportive che sono importanti. Noi chiederemo, torneremo a chiedere al prefetto che si faccia un tavolo per avere certezze. Ricordiamo, per completezza di informazione, che la decisione della chiusura dell'ippodromo era stata appunto disposta dalla società che lo gestisce per infiltrazione mafiosa, presunta infiltrazione mafiosa, confermata anche da alcuni testimoni di giustizia. Fiumi di denaro per la mobilità palermitana, nuove linee del tram, completamento dei lavori per l'anello ferroviario. Le buone notizie arrivano da Roma, che ha stanziato 50 milioni di euro per queste opere del capoluogo. Il documento inserisce Palermo tra le città le cui opere risultano appunto prioritarie. Il rischio incompiuto è stato scampato e oltre ai lavori per l'anello ferroviario adesso Palermo abbraccerà due delle tre nuove linee del tram previste. In arrivo da Roma 50 milioni di euro. Il comune ha già avviato l'iter per la progettazione, mentre per il completamento dell'anello saranno impegnati altri fondi. Lo scorso 11 aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento Connettere l'Italia, fabbisogni e progetti di infrastrutture, che individua fabbisogni infrastrutturali al 2030. All'interno anche i progetti in cantiere nel capoluogo siciliano, definite opere invarianti, ovvero in corso o prioritarie. Stando alle carte, anche l'alta velocità e la riqualificazione dell'autostrada Palermo-Catania diventeranno realtà. Tra i lavori previsti, il prolungamento della linea 1 da via Balsamo a viale Croce Rossa e dalla stazione Notar Bartolo a via Duca della Verdura e il prolungamento della linea 3 lungo viale Regione Siciliana sino alla stazione Orléans. Quanto all'anello ferroviario, il denaro servirà per realizzare l'ultima tranche del cantiere, ovvero il 20% mancante. L'opera è stata spesso a rischio, così come i lavoratori, anche se più volte sono arrivate le rassicurazioni da parte del ministro Delrio. Il sindaco Orlando, in occasione dell'annuncio del bando di progettazione, aveva annunciato la realizzazione delle nuove linee del tram nell'ottica di una città del futuro. Temperature in calo e mari agitati. In Sicilia sembra tornato l'inverno, nonostante il periodo e l'anticipazione d'estate la scorsa settimana. Collegamenti con le isole interrotti. Nei prossimi giorni le temperature continueranno ad abbassarsi. Nonostante la primavera sia entrata da circa un mese e le temperature abbiano riversato migliaia di siciliani al mare, torna il maltempo. Nelle ultime ore a far da padrone è stato il forte vento, che ha causato non pochi disagi, soprattutto in mare. Saltate questa mattina le corse per le isole di Ustica e Legadi. La Siremar ha sospeso le corse delle 7 e delle 8.30 delle motonavi in servizio sulle tratte Trapani-Egadi e Palermo-Ustica. Anche ieri la compagnia di navigazione era stata costretta a sospendere la corsa, prevista per le 23, della motonave Pietro Novelli in servizio sulla tratta Trapani-Pantelleria. Problemi anche per quanto riguarda la corsa Eolie Milazzo con la motonave Laurana, che ha dovuto saltare lo scalo di Ginostra. Disagi che potrebbero proseguire anche in serata per via della perturbazione proveniente dal nord Europa. Il picco più freddo è atteso nei prossimi giorni. Le temperature raggiungeranno valori eccezionali in linea con le medie di gennaio. Anche la Sicilia ne sarà colpita nei prossimi giorni fino al weekend e quindi anche per il ponte del 25 aprile, ma solo di striscio. Etichette di origine per le materie prime con le quali vengono realizzati i prodotti lattiero-caseari. Questo quanto messo in atto a 3 mesi di distanza dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto stabilito dai ministri delle politiche agricole e dello sviluppo economico. Solo in Sicilia circa il 50% dei prodotti viene importato dal resto d'Italia e dall'estero. I prodotti lattiero-caseari dovranno indicare nell'etichetta l'origine delle materie prime in maniera chiara, visibile e facilmente leggibile. L'obbligo arriva a 3 mesi di distanza dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto firmato dai ministri delle politiche agricole Maurizio Martina e dello sviluppo economico Carlo Calenda. Le confezioni dei prodotti dovranno indicare il nome del paese in cui è stato munto il latte e quello in cui è stato successivamente condizionato e trasformato.
Tale provvedimento, stando ai dati forniti dall'ISMEA, l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, consentirà al consumatore di conoscere l'origine delle materie prime di circa 510.000 tonnellate di formaggi non DOP commercializzati in Italia, che si aggiungeranno alle altre 513.000 tonnellate di quelli già certificati. Più chiarezza anche in Sicilia, dove circa il 40-50% dei propri fabbisogni come prodotti lattiero-caseari viene importato dal resto d'Italia e dall'estero. In particolare sull'isola, ad essere importati maggiormente sono il latte fluido, quello in polvere, la cagliata e altri prodotti provenienti principalmente da Francia, Spagna e Germania, utilizzati per la produzione dei formaggi, nonostante di fatto non ce ne sarebbe bisogno. Secondo gli ultimi dati Istat disponibili elaborati da Coldiretti Sicilia, infatti, oltre 2 milioni di quintali sarebbe il totale di latte raccolto sull'isola, con un 40% destinato alla produzione di prodotti caseari, con un export di circa 13 milioni di euro, pari all'1,2% dell'intero settore, contro un import di circa 110 milioni di euro, che rappresenta l'11,2% del comparto agricolo. Ci fermiamo adesso per un'altra brevissima pausa, rientro lo sport. Tra poco. La burocrazia è un problema a Palermo. È un piacere affrontarla con l'Ufficio IN, agenzia accreditata dal Comune di Palermo. Riabilitazioni civili, cancellazioni blacklist, carichi pendenti, certificati fallimentari, certificati catastali, servizio notifiche, visure camerali, richieste e ritiro sentenze civili, penali, certificati immobiliari e mobiliari. L'Ufficio IN è anche cartolibreria e articoli da regalo, forniture per studi legali e uffici amministrativi. L'Ufficio IN a Palermo lo trovi in via Pagano 18, accanto al Tribunale. La Spera Costruzioni è specializzata nella progettazione, costruzione e ristrutturazione di opere civili e industriali, con oltre 20 anni di attività, sempre al passo con le innovazioni ed evoluzioni del mercato, con attrezzature d'avanguardia e staff tecnico altamente qualificato. Accetta permute e diverse forme di finanziamento, mantenendo sempre alta la qualità delle sue prestazioni. Spera Costruzioni, via Leondo Forni 36, Palermo. www.speracostruzionispa.it. Al centro batterie Marmitte Chiavetta, sconti del 50% su marmitte con installazione gratuita e offerte vantaggiose su batterie di tutte le marche per moto e imbarcazioni. Batteria 50 A con garanzia a 25 euro, da 65 A 45 euro, da 80 A 51 euro. 4 litri d'olio, 10 W40, filtro olio, filtro aria, tutto a 50 euro, sostituzione inclusa. Centro batterie Marmitte Chiavetta, rivendita autoricambi, officina meccanica, effettua cambio olio, sostituzione pastiglie freni e ammortizzatori a vista. Consegna a domicilio e orario continuato. Centro batterie Marmitte Chiavetta, il massimo per la tua auto, in via Galileo Galilei 94 a Palermo. La FAIP sostiene le attività a favore delle persone con lesione al midollo spinale e vi invita sabato 6 maggio alle ore 20 allo stadio Renzo Barbera alla partita della vita. Il quadrangolare di calcio con la nazionale attori, la nazionale medici e le squadre Football Club Antimafia e la rappresentativa regionale della Polizia Municipale. Il ricavato sarà devoluto alla Federazione delle Associazioni Italiane Paratetraplegici Sicilia. Per prenotazione, biglietti e informazioni visitate il sito partitadellavita.it o chiamate allo 0932 080 227. 6 maggio, ore 20, Stadio Renzo Barbera. La partita della vita. Giochiamo insieme.
per loro. E siamo allo sport, il calcio. Lorenzo, come ampiamente preannunciato, questo 19 aprile è stato un giorno solo relativamente importante per il futuro del Palermo. Niente sorprese rispetto alle premesse. Quest'oggi è stato solamente comunicato il nome della società che virtualmente ha acquistato il club rosanero e che dovrebbe farlo definitivamente solo il prossimo 30 aprile. Rispettando le tempistiche poste durante la presentazione del nuovo progetto Palermo, si legge nella nota diramata da Paul Baccaglini sul sito ufficiale questa mattina, comunico che la società che acquisirà il 100% delle azioni del Palermo sarà la YW&F Global Limited. La struttura creata si adeguerà alle normative federali vigenti relative ai passaggi di proprietà, onde permettere l'esecuzione del contratto a fine mese. Nessuna novità dunque su chi ci sia dietro il fondo creato da Baccaglini, né quanto grossi siano gli investitori trovati dall'ex Iena, anche per rilevare tutto il gruppo Zamparini. Notizie anche nel basket in Serie A, perché è arrivato un rinforzo per la Betaland Capo d'Orlando, che ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione con il cestista polacco Paweł Kikowski, in forza nella stagione in corso al Wilki Morskie Stesin. Guardiala 31enne di 193 cm per 90 kg, rapida, di ottima struttura fisica e dalle grandi doti atletiche, la presenta così la squadra di Capo d'Orlando. Eccellente difensore, ha vinto tanto in patria dal 2006 nel giro della nazionale polacca, con esperienze anche in Eurolega con l'Olimpia Lubiana. Per lui 14 punti di media sin qui in stagione, con 29 punti nell'ultimo match giocato nella sua vecchia squadra. Kikowski esordirà domenica al Pala Fantozzi nell'anticipo delle 12 contro la Sidigas Avellino, match cruciale per le sorti playoff dei paladini di coach Di Carlo. Siamo in chiusura, vi ricordiamo come sempre che questa edizione è disponibile sul portale online ctsnotizie.it o sulla nostra app CTS Play. Vi lasciamo adesso al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Arrivederci. Un cordiale saluto da Alex Guarini di Trebi Meteo. Nel corso di questo giovedì persisterà questa fase di stampo quasi invernale su alcune regioni italiane, questo a causa di correnti piuttosto fredde per il periodo in discesa dai Balcani in direzione dell'Italia, sospinte dal bordo orientale di questo campo anticiclonico. Vediamo quindi nel dettaglio il tempo previsto con queste precipitazioni e questa fase di instabilità che continuerà ad interessare il Medio Adriatico ed il Sud, maggiormente esposti a questa massa fredda in arrivo da est. Ne conseguiranno quindi precipitazioni ed anche fiocchi di neve sull'Appennino centro-meridionale, a tratti anche al di sotto dei 1000 metri, questo lo vediamo più avanti. Notiamo intanto la nuvolosità prevista ancora una volta in transito sul Medio Adriatico ed il Sud. Ampie schiarite interessano il nord, le regioni del medio-alto versante tirrenico, maggiormente riparate dall'alta pressione ed anche dalla barriera appenninica. Vediamo quindi nel dettaglio il tempo previsto sull'Italia. Notiamo il cielo in gran parte sereno, poco nuvoloso al nord, come dicevo poc'anzi, anche le regioni del medio alto versante tirrenico. Notate invece le precipitazioni e questa nuvolosità irregolare sui versanti orientali del centro sud ed a tratti anche sulla Sardegna. Notate anche questi fiocchi di neve che interesseranno l'Appennino centro meridionale a partire dai 7-900 metri sui rilievi di Marche, Abruzzo, Molise e Basilicata. Le temperature saranno in rialzo al nord delle regioni del medio alto tirreno grazie anche alle maggiori schiarite, valori davvero freddi per il periodo sul medio basso adriatico, con massime che ad esempio su città come Pescara e Bari non andranno al di sopra dei 12 gradi. Con questo è tutto, per aggiornamenti dettagliati seguiteci su trebimeteo.com.